La Vezzi ci avrà un bel da fare quest'anno, perché lo sapremo alla fine se avrà venduto più di Quagliarella o di chi affiancherà Quagliarella e la Vezzi in attacco. Quindi ormai io credo che al di là delle simbologie, al di là dei falsi eroi e dei falsi miti, qui a Napoli bisogna cominciare a fare risultati. E in base ai risultati determineremo chi sono i campioni e chi non sono i campioni. Noi non abbiamo mica chiuso le porte in faccia alla Vezzi, ma non è che possiamo pretendere che tutti quanti provengano da Oxford University. Quindi lui ha ritenuto di comportarsi in quel modo, di non salutare nessuno, di partire. C'è qualcuno che dice che è scappato perché ha combinato qualche casino qui sul territorio, io non ci credo, però voglio dire, adesso arriverà il momento in cui dovrà tornare, e quando tornerà ci si incontrerà, si parlerà, perché nella vita l'importante è parlare. Allora poi dopo non è che posso pensare che una persona che viene da un altro continente, da un'altra cultura, da un'altra mentalità, da un'altra famiglia, da un altro tipo di educazione, improvvisamente si è letto il contratto, conosce diritti e doveri, quello magari non ha nemmeno letto il contratto. E quello che è un altro problema che io sempre sto valutando, io adesso farò una scuola, prima di cominciare l'anno calcistico, dirò ragazzi adesso mi... 2 giorni di ritiro, ma di ritiro non calcistico, di ritiro contrattuale, che dobbiamo parlare, vi devo spiegare che siete venuti a fare, quali sono i vostri doveri, quali sono i vostri obblighi e soprattutto quali sono i vostri diritti, perché dai diritti nascono anche gli obblighi.